stessa idea di giocare con lui. Buonasera, buonasera. Video onestamente a orario inedito. Ma tanto, serata noiosa, pioggia. Quindi immagino lo guarderete come... Io c'ho la cintura, è l'acqua che non c'ho la cintura, scusate. Dicevo, video è un orario un po' particolare, perché ho detto comunque... devo completare la mia opera giornaliera in un modo o nell'altro. È anche un test per vedere in quanti riusciamo a vedere un video alle 19.30, no? Potevo spacciarmelo per la mattina presto, invece no. No, sempre in diretta. Io registro e poi dopo pubblico, ragazzi. L'invito è sempre quello di iscrivervi a questo canale e anche al canale Milan Futuro, che da oggi è cambiato. Facciamo un po' di breaking news, parliamo in maniera molto veloce del Milan, come parliamo anche qua. Allora, situazione un po' particolare per quello che riguarda un po' dei giocatori del Milan, ragazzi. Uno però in particolare sta deludendo un po' le aspettative. Gli si è dato tempo anche l'anno scorso con Pioli. Quest'anno ha ricominciato, ma non in grana, ragazzi, non in grana. Qualche... problema, deve dimostrare qualcosa di più. Parliamo ovviamente di Samuel Chukwueze, no? Quindi voi pensate, la fascia destra di là, a parte Pulisic, che è intoccabile, Pulisic non si può toccare, untouchable, come direbbero gli inglesi e americani, no? Pulisic è la sua, però ovviamente Pulisic ha bisogno ovviamente di un ricambio decente. Non può farsi tutte le partite lui, e quando lui non può, quando lui deve respirare, è chiaro che serve un'alternativa valida. E in questo momento le alternative, visto che comunque Salemakers lo abbiamo dato via, abbiamo fatto il favore alla Roma, abbiamo fatto il cambio con l'attaccante, è chiaro che siamo un po' sguarniti, perché penso che il Milan puntasse sulla rinascita di Chukwueze, è forte anche del fatto di aver fatto un precampionato che era molto interessante da parte di Chukwueze. Si è comportato molto bene, tranne poi comunque sciogliersi un po' come neve al sole nelle prestazioni che sono arrivate. Tutti dicono di continuare ad aspettarlo perché uscirà fuori. Io l'anno scorso ho detto, vabbè, il primo anno è normale, è così per tutti. Il primo anno però è passato, è arrivato il secondo e onestamente... non sta cominciando, fa proprio fatica a ingranare Chukwu, cioè veramente ha qualche difficoltà, non so se è un blocco mentale oppure semplicemente è proprio così, cioè bisogna anche entrare in quest'ottica, in questa ipotesi che lui sia proprio così, attenzione, cioè, non è che per forza deve essere un fenomeno e poi verrà fuori sul lungo periodo. I giocatori buoni sono buoni e si vedono subito, ragazzi, cioè che bisogna un po' di tempo, ma se sei buono quel qualcosa di buono esce fuori, e non esce fuori dopo 2 anni, ragazzi. Io la vedo così, l'ho sempre pensata in questo modo, ed è per questo motivo che il Milan, a quanto mi raccontano, sta valutando molto bene la posizione di Chukwueze. In realtà la stava valutando anche quest'estate. Sta valutando molto bene perché pare stiano arrivando delle offerte, un paio di offerte interessanti anche da parte dell'Arabia Saudita. Chukwueze ovviamente vorrebbe rimanere, però è consapevole anche del fatto che le sue prestazioni al Milan fino ad ora non sono sufficienti. Io credo che gli verrà dato ancora un po' di tempo, credo che quantomeno fino a gennaio gli verrà dato il tempo per dimostrare che lui è un buon giocatore, un giocatore da Milan. Che poi per essere, passatemi la battuta, per essere un giocatore da Milan in questo periodo non ci vuole tantissimo, eh? È una battuta, adesso non assalitemi, però effettivamente per dimostrare di essere buono non ci vuole tanto, ci vuole solo tanto impegno, ragazzi, tanto impegno che lui secondo me ce lo mette, ma poi lì quel passo in più, cacchio, fa fatica veramente, veramente a farlo. Ed è per questo che nella ipotesi non tanto remota che Chukwu possa partire già addirittura a gennaio o poi a giugno, arriva la pazza idea, ed è l'uomo di copertina. Se ne è già parlato, ne abbiamo già parlato in calciomercato estivo, perché c'era la possibilità, forse lo scambio con Guaio e più soldi, Real, Barcellona, scusatemi, con lui, con Ferran Torres. Ferran Torres che non è esattamente ai margini, però il Barcellona valuta la possibilità, anzi ha aperto la possibilità della cessione già a gennaio. Quindi Ferran Torres potrebbe veramente partire a gennaio, e ovviamente non è che siamo i soli a voler Ferran Torres, c'è anche un po' di concorrenza che riguarda Juventus, riguarda Liverpool se non sbaglio, qualche altra squadra. Ovviamente voi risponderete, chiaro, se si mette in mezzo la Premier, ciao ciao, arrivederci, grazie.
Secondo me tutto sta ad anticipare le mosse, a essere capaci ad anticipare le mosse, a essere capaci di anticipare un po', a lavorare bene, come sanno fare esattamente bene i dirigenti della Juve, esattamente bene anche i dirigenti, perché no, dell'Inter. Loro sono bravi a prendere parametri zero, eh? Noi proprio quello non ci riusciamo proprio. Qualcosa sì, ma non come loro. Però la buona dirigenza dovrebbe essere riuscire a fare queste mosse. Ferran Torres è secondo me è giovane, ha dei grandi margini di manovrabilità, di crescita, e lui come ruolo naturale gioca a destra, gioca anche a sinistra al posto di Leao, quindi perché no? È un'interessante posizione bivalente, può giocare a destra, quindi al posto di Cucu e come sostituto naturale di Pulisic, e potrebbe aiutare anche Leao a sinistra, visto che a quanto pare Okafor non viene molto impiegato, dal nostro caro mister. Piuttosto gioca Leao 90 minuti, ma Okafor veramente solo in casi estremi viene utilizzato, e questa cosa un po' non la capisco. Secondo me Okafor è un buon giocatore, però come non sto capendo l'esclusione di Pavlovic, ve lo dico sinceramente, perché a me dalle prime uscite non mi è sembrato così scarso, non mi è sembrato così inadeguato. Forse ha dato qualche perplessità, forse nel derby, prima del derby, non lo so, però panchinare Pavlovic e dare fiducia a Tomori può essere la mossa esatta, ma anche no, perché Pavlovic comunque è stato pagato fior di soldi e credo che sia un giocatore valido, è un sinistro che può essere molto utile. Magari semplicemente sta centellinando, però è un po' che Pavlovic si è seduto in panchina. E quindi poi entra comunque sempre a partita in corsa, bene o male, no? Però il discorso Ferran Torres secondo me è molto interessante, ma più che altro mi interessa sapere di voi cosa ne pensate di questo Chukwueze. Cosa fareste voi con Chukwueze se a questo punto, passato anche ottobre, novembre, dicembre, e le sue prestazioni non danno segnali di crescita, se anche voi lo cedereste oppure lo terreste? Perché sento tante volte dire da voi: ma no, Chukwueze, nessuno ha capito niente, è un gran giocatore, è un gran prospetto, ha bisogno solo di trovare fiducia e trovare coraggio. Ragazzi miei, però un anno e tre mesi sono già passati, quindi 15 mesi che Chukwueze al Milan, e sinceramente io questo level up, questo passo in avanti, sto facendo fatica a vederlo. Ha dei bei piedini, ha delle belle giocate, dei begli inserimenti, però spesso si incarta, ragazzi, si incarta Chukwueze, spesso non riesce a entrare nelle partite. Io credo che sia uno di quei giocatori che ha bisogno di giocare molto molto di più, ma è difficile con Pulisic, ragazzi. Come fai a panchinare Pulisic? Diventa complicato. L'unica è l'alternanza, però ripeto, per me deve giocare molto di più, e solo se gioca di più si può capire veramente com'è il valore del ragazzo. Sprazzi da 15 minuti, 10 minuti, credo che sia difficile. Infatti penso che possa provarlo nelle prossime partite in campionato a metterlo in campo e vedere come va. Fatemi sapere cosa ne pensate del discorso Chukwueze. Intanto vi auguro buon proseguimento di giornata, ormai di serata, sempre comunque Forza Milan. Noi ci sentiamo domani. Adieu.